Giacomo Guerrini, oggi parliamo di una cosa che ci sta particolarmente a cuore, a noi, ma insomma penso a tutti gli abitanti del nostro territorio. Parliamo di Fiorentina, non parliamo della squadra di calcio, grazie a Dio, ma della bistecca alla Fiorentina, perché di questo si dibatte molto, ancora non si è capito bene come debba essere la vera bistecca alla Fiorentina, mentre ci si accinge a vederla magari patrimonio dell'UNESCO, oggetto di un disciplinare. Quindi abbiamo con noi due massimi esperti. Alla mia sinistra Aldo Fiordelli, che ha dato alle stampe questo libro, La Fiorentina, che è un libro, come dire, che illustra un po' quelle che sono le tipicità di questo taglio di carne e ci presenta i top player della bistecca alla Fiorentina a Firenze, in Toscana, in Italia e nel mondo anche. C'è qualcuno nel mondo? Sì, ci sono 4 o 5 suggerimenti nelle principali capitali europee. E ora ci arriveremo. E alla mia destra Massimo Manetti, che è presidente del Consorzio del Mercato Centrale, vicepresidente di Confesercenti, ma noi l'abbiamo voluto qua vestito da macellaio perché è macellaio da 5 generazioni. Mio figlio è la quinta generazione. Quindi la quarta? Quarta generazione. Quindi insomma, da quant'è che i Manetti hanno le mani in ciccia, non le mani in pasta? 1892. Prima addirittura facevano i sensali, quindi era sempre l'ambito. Quindi ragazzi, quello è uscito fuori da questa mezz'ora è il verbo sulla bistecca alla Fiorentina. Partirei da Fiordelli, che è, come dire, lo studioso, e chiedere: si può dare una definizione di Fiorentina? Ci avete provato, no? Ci abbiamo provato. Abbiamo scoperto che non esisteva alcun libro sulla bistecca alla Fiorentina e abbiamo deciso di raccogliere un po' di informazioni. Quello che è venuto fuori è che cos'è. Allora, anzitutto abbiamo fatto una piccola genealogia di quello che è l'animale della bistecca alla Fiorentina, il bovino adulto, quindi diverso dal toro, diverso dal vitello, diverso dalla scottona che sarebbe la vergine, dalla vacca che è quella dal latte, la mamma, la mucca è quella dal latte. Insomma, ci siamo divertiti a fare un po' di Topolino, ci sono tutti gli animali, ognuno ha il suo ruolo. Esatto. Quindi un bovino adulto vuol dire un animale di circa 18-24 mesi, una lombata o costata, quindi la parte come si dice a Firenze, della costola o nel filetto, un taglio di almeno 4 dita, come si dice da noi, sotto 4 dita è carpaccio. Anche se qui io ho visto che c'è qualcuno che la bistecca ce l'ha 3-4 dita. Sì, allora in realtà abbiamo scoperto che la ricetta originale prevedeva un'altezza diversa, di un paio di dita, anche meno. Questo lo dice l'Artusi, lo dice anche il Petroni, che è nella cucina fiorentina. Quella adesso per noi è la braciolina, diciamo. Per noi adesso è la braciolina. Bistecchina. Perché? Perché chi ha provato a copiare, diciamo, la Fiorentina comunque non ha mai avuto il coraggio di tagliarla come la tagliamo noi oggi. E noi, proprio per difendere questa tipicità e soprattutto per difendere la cottura al sangue, abbiamo cominciato a andare in altezza e siamo arrivati alle 3-4 dita di oggi. Ecco, arrabbiare subito i Manetti, diciamo. La vera bistecca alla Fiorentina c'ha il filetto. No, perché allora, c'è questa cosa, no? Dice no, non c'è filetto. Beh, allora sì, soprattutto se parli, ma guarda, lo dissi all'Expo a Milano l'ultima volta, ma ha sfatato una leggenda che la Fiorentina, perché ora viene identificata come Fiorentina, però a Firenze è la bistecca Fiorentina, la chiamano, l'hanno chiamata da fuori, anche forestieri, perché prima bistecca. Quando i clienti vengono al banco i fiorentini, fa: mi dà una bistecca? E il macellaio dice: come la vuole, signora, nel filetto o nella costola? Perché la bistecca è la parte, come diceva Aldo prima, nel lombo, e può essere nel filetto o nella costola, è data dallo spessore, quindi da 3-4 dita. In origine sì, era un po' più bassa, si tendeva a farla più bassa. Oggigiorno, se la fai più bassa sulle dita è perché magari la devi cuocere in casa o su una griglia di ghisa, non hai, ma se no è 3-4 dita la bistecca alla Fiorentina. Ma è vero che quella senza filetto è più saporita di quella al filetto? Ho sentito dire anche questo. Non solo, assolutamente sì, ma è anche un po' più tenera, perché ha una consistenza diversa, perché la parte nel filetto ha il filetto, quindi è una parte dove passa poco sangue e quindi rimane tenera, con meno sapore. La parte di là è più compatta proprio come tipologia di carne e quindi ti rimane un pochino più fibrosa, mentre nella costola
come potete vedere, con un po' più grasso. Hanno lo stesso costo a parità di peso e di animale? Nella costola costa un po' meno, perché c'è... Allora perché si prende la costola, che avanti, no, conviene. Beh, vabbè, ognuno fa chi come c'è, chi c'è capisce e chi se ne intende sicuramente. Bene, allora, siamo d'accordo, Fiordelli? Allora, noi abbiamo cercato di dare una definizione ovviamente teorica, e quindi abbiamo scelto la bistecca nel filetto perché? Perché la fiorentina è sempre stata un elemento di eccellenza, cioè era la cucina ricca dove la ribollita, la pappa al pomodoro, le zuppe e le frattaglie rappresentavano quella povera. Quindi nel filetto è il massimo dell'espressione. Io sono d'accordo che il buon gustaio probabilmente sceglie la costata, però è anche vero che quell'alternanza di consistenze, la morbidezza del filetto, soprattutto per chi ama le carni un pochino più morbide, rappresenta una... Però sono bistecche tutte e due, su questo siamo d'accordo. Sono bistecche tutte e due, ma il bello di dire fiorentina, di fatto lo diceva anche lui, è proprio di poter rappresentare questa sintesi di un po' tutto, cioè del vitellone adulto, del taglio alto, e hai bisogno di dire una parola sola: voglio una fiorentina. Se uno dice voglio una bistecca di maiale, di vitello, di, esatto. Insomma, ecco, quindi... Volevo chiedere una cosa a Fiordelli, poi torno a Maretti, perché tu citavi una serie di piatti, la ribollita, la pappa al pomodoro, l'ampiodotto, la fiorentina, che sono, come dire, un po' l'emblema di quella che è la cucina toscana, sì. No? Cioè piatti molto buoni ma poco elaborati, perché in vitello la bistecca è un pezzo di carne messo su... Qual è la difficoltà allora di farla buona, e hai riscontrato differenze tra la preparazione in questi vari ristoranti che poi tu citi come migliori insomma, nel mondo, e Toscana e Firenze? No, allora, non a caso noi siamo partiti dagli allevatori, siamo andati nell'allevamento dove è nata per esempio la Chianina, che è una delle razze più interessanti per la bistecca alla fiorentina. Non a caso ci siamo rivolti ai macellai, perché la materia prima, che in tutta la cucina è la parte preponderante, nella bistecca lo è ancora di più, proprio perché, come dicevi tu, la cottura è comunque estremamente semplice. Infatti la tradizione della bistecca alla fiorentina nasce, come dicono il mastro Beccaio, per gustare la buona carne. E quindi, prima di tutto, la scelta della carne è fondamentale per fare una buona fiorentina. Poi quali sono le componenti? Allora, la cottura, come sappiamo, al sangue può essere... Ma non deve essere fredda dentro, deve può essere sangue, ottenuta in vari modi. Non deve essere fredda dentro, cioè bisogna che la costata sia stata, o la lombata, sia stata tolta dal frigo almeno mezza giornata prima, perché così naturalmente rimane calda all'interno. E poi la brace è un elemento di complessità, di profumo, di sapore in più, molto importante. In qualche trattoria fiorentina, nei palazzi storici, non è sempre possibile trovare la brace per ovvi motivi di sicurezza, ma che ci sia un valore aggiunto nei profumi della brace è indiscutibile. Manetti, eccola qua, eccole qua, tre bistecche alla fiorentina, no? Tre fiorentine. Sono diverse, però le vogliamo un po' spiegare ai nostri telespettatori, per far capire un po', insomma, anche questo mondo, perché poi è bello anche osservarlo, no? Beh, per prima cosa, lo spessore sono tutte sulle 3-4 dita, queste qui. Sono tre razze diverse, quindi si parte da questa nel filetto, che è una Charolais allevata in Italia. Queste sono tutte allevate in Italia, perché, come diceva Aldo, la cosa fondamentale è la qualità, da dove si parte, da cosa hanno mangiato, quindi dove vengono allevate, che cosa gli è stato dato da mangiare. Questo fa la differenza sul risultato finale. Questa è una Charolais, questa è una Chianina, ecco, facciamo nella costola. Questa è la famosa Chianina. Che ha cosa una ha di particolare la Chianina? La Chianina, la Chianina viene da lontano, quindi è una razza che discende dal tempo degli etruschi romani, la troviamo anche nei bassorilievi, quindi dei vitelloni da lavoro, non propriamente
adatti a carne, perché non sono una razza da carne, ma una razza da lavoro, quindi alti, con una grande ossatura, un anteriore più sviluppato del posteriore, quindi sapete meglio di me che il valore ce l'ha la bistecca e il magro di coscia, e per quello che ha anche un costo elevato. Ha la necessità di una frollatura maggiore, perché di frollatura non abbiamo parlato. Ora te ne parlerà. Ma la frollatura è una cosa imprescindibile per trovare il risultato finale ottimale. E a seconda della razza, a seconda del peso, a seconda se è un vitellone adulto o se è una scottona, cioè una femmina che non ha gravidato, hanno bisogno di frollature diverse. Addirittura a seconda della copertura di grasso che ha bisogno di frollature. Questa invece cos'è? Questa è Maremmana, è la parte delle ultime vertebre della costata di Maremmana, che secondo me le migliori in assoluto, forse meno belle dal punto di vista estetico, perché quello che dicevamo prima, una bistecca nel filetto sicuramente è più bella, ma chi ha detto è più buona? Si vuole identificarla in fiorentina? Per me è sbagliato, perché se te mi dici il filetto, come diceva giustamente Aldo, è la parte più tenera e più pregiata, sì. Così da bambini generalmente quando si fa la bistecca. Ma lo puoi fare da solo se vuoi mangiare il filetto. Però la bistecca è tutta, la parte di qua è più compatta. Insomma, te sei per le maremmane. Sono per le maremmane, anche perché hanno un sistema di allevamento ora allo stato brado, quindi mangiando avena, fieno, granaglie, e quindi quando mangi il grasso ha un sapore buono come la carne, è il sapore di una volta. C'è un elemento importante legato alla qualità della chianina, che è riferibile a quello che diceva lui della dimensione, no? La chianina è un animale molto grande, molto alto, quindi ha bisogno di più tempo per arrivare all'età adulta della macellazione. E in questo modo di crescere la carne di chianina sviluppa solo il colesterolo buono e sviluppa poco colesterolo cattivo, quindi da un punto di vista della salubrità è migliore di altre carni. E poi va detto anche che perde meno liquido in cottura sia la chianina che la maremmana, quindi perdendo meno liquido in cottura rimane un sapore più intenso, una sapidità maggiore. Ecco. Aldo, che realtà hai trovato andando a visitare, insomma, questi luoghi dove viene presentata, dove viene proposta la fiorentina? E poi è difficile per alcuni ristoranti avere la fiorentina insieme ad altri 10.000 piatti, o si può fare bene allo stesso modo? Questa è più una domanda per i ristoratori, ma credo di sì, anche se poi. Come dire, chi fa la fiorentina ha piacere di identificarsi poi in questo piatto, perché comunque devi preparare la brace, insomma ci sono, come dicevamo, le frollature, rito, bisogna, no? Esatto, c'è tutta una ritualità. Ho riscoperto con grande piacere le trattorie fiorentine e ho trovato grande qualità. Ho riscoperto le buche, per esempio, che sono un nostro cult fiorentino, un unicum incredibile che abbiamo, e ci sono poi varie scelte di razze diverse di carne, di tagli diversi, di frollature diverse, c'è appunto chi usa la brace e chi no. Il bello di questo viaggio sono stati due elementi. Il primo è che mangiamo un sacco di bistecca per lavoro, che insomma, sì, che non è male, ma non da solo, perché il bello della bistecca è che è un piatto conviviale, non si mangia quasi mai da solo, poi tutto si può fare, sì, però, per carità, però insomma, in genere si condivide sempre con almeno due o tre persone, quindi questo riporta un po' l'idea, soprattutto per un critico gastronomico, sì, che è abituato anche a mangiare da solo nei ristoranti, un'idea di convivialità. E generalmente una delle cose ci si dice quando si è nella bistecca, no, via, questo non si può lasciare, via, piglialo testo per sentire, perché rimandare dietro la bistecca è qualcosa che fa veramente piangere il cuore. Ma anche perché costa. Poi io ero sempre l'addetto all'osso, a me piace molto ripulire gli ultimi bocconi vicini all'osso. E l'altro aspetto è aspettando la bistecca, cioè se uno si siede a mangiare la bistecca deve comunque aspettare quei 20 minuti, mezz'ora.
E quindi che fai? Non assaggi un altro piatto, non bevi un bicchiere di vino? E quindi ci siamo divertiti a raccontare anche quello che c'è nelle trattorie fiorentine, aspettando la bistecca, il crostino di fegatini, il tortino di carciofi, che ormai è diventato una specialità delle nostre trattorie, triple ampredotto. Ecco, per esempio, un aspetto che mi preme molto sottolineare del libro, legato anche all'ipotesi di bistecca alla fiorentina come bene dell'UNESCO, è che da noi a Firenze sulla bistecca c'è un'etica, perché noi del bovino adulto mangiamo tutto. Il nostro street food è il lampredotto, la trippa è un piatto tipico fiorentino, il peposo è un altro piatto con il quarto, che si fa col quarto anteriore, insomma col magro, no? che utilizziamo. Poi c'è il lesso, la francesina, il lesso rifatto. Quindi è importante. Non mi dimenticherei delle polpette, comunque. Vabbè, la bracciola di Morinese, ora se ne spostano. È importante sottolineare che noi sì, per. Non si butta via nulla. Preso l'animale intero, mangiamo le bistecche, però mangiamo anche tutto il resto. Questo è molto importante. Si parlava degli animali, no? Allora, cioè, qual è la condizione ideale di vita dell'animale che poi deve diventare bistecca, con la bestia? Perché c'è il rischio che anche per quanto riguarda la bistecca ci siano allevamenti intensivi, mangimi che vanno poco bene, oppure le bistecche alla fiorentina sono tutte buone? No, c'è differenza come in tutte le cose, chiaramente. Mi piace studiare i manetti. Non è che gli allevamenti è come in tutte le cose. Ci sono chi ha rispetto anche dell'animale, e oggigiorno c'è un'attenzione maggiore, anche perché tanti allevamenti usufruiscono dei fondi della Comunità Europea per questo, quindi in un contesto ecologico, in un contesto proprio di naturale, quindi un prodotto, viene fuori dei prodotti di alta qualità, perché una cosa è lasciarli allo stato brado e dargli da mangiare cose genuine, una cosa è dargli degli integratori e dargli dei mangimi anche chimici che forzarli e crescono in poco tempo per fare business, e poi alla fine i prodotti sono diversi quando li metti in tavola. Ecco, quando io ero, tutti noi eravamo più giovani, ci fu il bando dell'Unione Europea nei confronti della bistecca, se guardiamo il funerale della bistecca di Cecchini, è stata un'occasione anche di rilancio di questo prodotto alla fine, Aldo, cioè di non darlo per scontato, perché fino allora insomma la bistecca fiorentina era una cosa che per noi era quasi normale, quando si disse non si poteva più mangiare fu uno psicodramma collettivo. Purtroppo sì, questo tipo di incidenti servono a riscoprire l'importanza della qualità in quello che mangiamo e che beviamo. Se ci pensate, è successo lo stesso con il vino, nell'86 ci fu lo scandalo del metanolo e da lì è ripartito il rinascimento anche del vino. Anche se ad esempio non è che c'era la bistecca al metanolo, ci furono altri problemi in Europa e ci penalizzarono a noi. No, sì, ma è per dire che un incidente come questo ti fa capire che dobbiamo alimentarci, dobbiamo spendere per mangiare, perché in fondo è quello che mettiamo nel nostro corpo, non è solo una questione di piacere. Nel libro, per esempio, un macellaio racconta come per il padre il piacere fosse mangiare qualcosa di salubre, non tanto proprio l'aspetto godereccio, ecco. Ecco, vedo qui ci sono dei peperoni, melanzane, broccoli. Il contorno ideale della bistecca alla fiorentina è da tutte e due, parto da Manetti. Allora, una volta ci fu una televisione, a mio padre gli fece l'intervista. No, gli chiesero qual è il contorno ideale per la bistecca. Mio papà gli disse i fagioli. Disse, ma come? Ma perché i fagioli? Non è l'insalata? Dice sì, ma l'insalata lo dicono tutti. Ora, il discorso è che l'insalata secondo me sarebbe... Ci intristisce un po' però, sì, diciamolo delle patate arrosto, non so. Fagiolo bianco. Però a me l'insalata piace, poi è un fatto di gusto il contorno che ci puoi mettere insieme. Quindi non c'è un contorno che viene chiamato. Certo, non ci mettere fagiolo all'uccelletto, voglio dire. Ma... Beh, a gusto mio direi assolutamente patate arrosto, però è anche vero che se uno, come dire, accentua l'aspetto conviviale, il fagiolo si sposa bene perché c'hai la griglia accesa, cosa fai? Non ci metti due fette di pane ad arrostire, un po' di olio nuovo, e quindi diventa tutto una catena di affetti, come che dicevo. Nessuno può permettersi. E qui ci chiamo il grandissimo Sassaroli. Ecco, guarda, dal Sassaroli arriviamo a questa comunità fiorentina, perché poi la bistecca è uno degli elementi che identifica un popolo, no, Aldo? Alla fine c'è anche tanta cultura dietro questo piatto. Assolutamente sì. Beh, il fatto che noi abbiamo delle razze importanti
in Toscana, come la Calvana, la Chianina, la Maremmana, il Mucco Pisano, grazie. L'Arfagnina, non è un caso, ecco, assolutamente. Poi, come dicevo prima, questa idea, questa cultura di mangiare tutto del bovino. Sì. Quante bistecche, cioè, diciamo, facendo 100 quello che vende la tua macelleria in una settimana, di questo 100, che percentuale rappresenta la bistecca, così a cazzotto? Cioè, viene chiesta molto, pur essendo un piatto molto, cioè, abbastanza caro, poi insomma, che richiede una certa preparazione, viene chiesto raramente. Ah, il 40%, diciamo il 40% all'incirca. Ma che sai, siamo in mercato, siamo in centro, quindi la compra il fiorentino, la comprano anche i turisti. E infatti, tornando al discorso iniziale del patrimonio dell'UNESCO, una cosa che preoccupa molto questa, perché a seconda se venisse fuori un disciplinare sbagliato che identifica una cosa, ad esempio venisse fuori il disciplinare che è solo nel filetto, sarebbe un grave danno, ma non solo per il macellaio, per i ristoratori, ma anche per gli enti, perché poi dopo, al di là di una perdita culturale che non compri la bestia intera, perché l'ultimo pezzo poi che te ne fai se tutti chiedono forse sarebbe molto meno. No, o forse non la venderesti e costerebbe, allora automaticamente i fornitori ti aumenterebbero tantissimo di più la parte del filetto, perché i fornitori non sono mica i pescai dalla piena, come si dice a Firenze, e quindi salirebbe esorbitantemente il prezzo nelle bistecche di filetto, sia al banco che naturalmente ai ristoranti, sarebbe poi una catena. Su questo bisogna fare tanta attenzione, perché si rischia poi di cambiare gli equilibri. Su, ecco, ma chi è che stabilisce cosa sarà bistecca poi alla fine anno? Perché questo UNESCO, no? E ci sarà una commissione? Beh, ci sarà una commissione. O sarà a Firenze, dirà l'UNESCO, per noi la bistecca è questa. Ci sarà una commissione dell'UNESCO che dovrà relazionarsi con una commissione fiorentina che è, credo, in via di definizione, alla quale parteciperanno i macellai, gli allevatori, le categorie, e mi auguro anche la critica gastronomica. Non potrà mancare Fiordelli, perché è l'unico che ha scritto un libro sulla bistecca, quindi voglio dire. Diciamo, ma soprattutto per trovare un equilibrio, non c'è dubbio. Un suo collega che è citato nel libro, Simone Fracassi, dice giustamente che noi dovremmo mangiare 12 kg di carne per ogni bistecca, cioè per ogni bistecca che mangiamo dovremmo consumare altri 12 kg dello stesso animale, cosa che noi appunto a Firenze in parte facciamo, ma quindi c'è un problema di sostenibilità e di cultura, ma noi abbiamo la possibilità di spiegarlo, perché siamo riusciti a dare valore a delle razze di qualità. Ma voi sapete che la Chianina è stata una razza con la quale sono state incrociate tantissimi animali del Sud America, per esempio, perché è un animale alto e ha la testa piccola, quindi andava bene per le praterie. Come si incastra la mucca riprodursi? È quello. Ah, è alta, quindi va bene per le praterie. E non dà problemi di riproduzione proprio perché non va, come dire, non è la carne di Lavanghi o di Kobe, ad esempio, delicatissima, e poi tutta un'altra tipologia. Ecco, questa cosa è la carne di Kobe con la mucca viene massaggiata e costa. Siccome Manetti c'ha quasi la cittadinanza giapponese, viaggio ha fatto il mercato. Siamo gemellati. Ma com'è sta carne di Kobe? Perché a me ne parla il mio figliolo, va, bisogna provare la carne di Kobe. È una cosa completamente diversa. Allora, sì, ma è buona e cattiva. Quanto costa? Allora, è buona, ma innanzitutto deve mangiare delle piccole dosi, perché è talmente infiltrata di grasso, non la potreste mai mangiare una quantità come mangiamo una bistecca noi. Meno male, perché stucca, è sego, diventa sego in bocca. Quindi ha una particolarità completamente diversa. Se ne mangi una fettina anche carpacciata o piccola, basta, perché dopo senti una pesantezza. Sai, i giapponesi mangiano in un modo che è completamente diverso, certo, dal nostro. Quindi poi, chi piace? Se uno lo mangia una volta, ti dice, ah, buono, perché può essere la novità, può essere la particolarità. Sicuramente una bistecca, una tavolata, una bistecca in questo modo non arriva nessuno, non a finirla, ma a mangiarne nemmeno un pezzetto così, ecco. Sì, è vero, è vero. La, la,
Le carni sono marezzate, no? Hanno queste infiltrazioni di grasso. La chianina, le altre razze dell'Appennino italiano hanno un certo equilibrio. Il Kobe è come marezzata quasi al contrario, cioè ha queste striature di magro. Quindi effettivamente è un gusto molto barocco, cioè è molto immediata. Noi siamo più, un po' più abituati a cercarci il gusto, no? È come dire il Kobe è una donna nuda e la bistecca alla fiorentina invece è un velata, insomma un ammiccamento, ci si deve un po' arrivare, un po' come i nostri vini, no? Non hanno quell'immediatezza, quella dolcezza, tendenza dolce che hanno i vini del nuovo mondo, tendono ad essere un po' dei vini un po' da scoprire, un po' che ti mettono, si confrontano col tuo palato, ecco, col piatto al quale li abbini. E questo è un po' il bello della nostra cucina. Provo, io scusate, sono completamente ignorante, provo a chiedere, come ho chiesto un contorno, c'è un vino, perché qui ci sono degli abbinamenti anche individui, c'è il vino per la bistecca? Beh, allora, sì, prevalentemente il Sangiovese, dal Chianti Classico, da Montalcino, ma anche alcuni tagli bordolesi, per esempio di Bolgheri, tendenzialmente vini non troppo alcolici che non vanno a cozzare con il pepe la parte speziata della bistecca, poi anche lì dipende un po' dal gusto, con una buona acidità e tannicità per bilanciare l'aspetto della succulenza, della grassezza della carne, ma soprattutto diciamo qualcosa di nostro, di toscano, che ha sempre questo carattere fresco, talvolta un po' asprigno. A me piace molto una parola che si usava una volta in tutte le rete etichette, oggi non si trova più, per descrivere i nostri sangiovesi, che era asciutto. Però questo rende bene l'idea di quello schioccare del palato dei vini toscani. Manetti, su questo disciplinare, ora io parlo al vicepresidente della Confesercenti, il presidente del mercato, insomma, voi farete sentire la vostra voce, cioè come funziona? Sarà una manifestazione per la bistecca, perché no, per evitare che arrivi un autoproclamato così esperto e rovini ogni cosa. Sì, anche perché come dicevamo prima, ognuno dice la sua sulla Fiorentina, no? Sulla Fiorentina, ma sulla bistecca. Qualcuno la scrive anche. Esatto. No, vabbè, però qui insomma, qui no, c'è una ricerca scientifica, perché non è come che Fiordelli dice io penso la bistecca sia così, ha studiato. No, ma ci sono anche ci sono una cosa alla quale tengo particolarmente. È una parte grafica che c'è per ogni ristorante recensito, perché la nostra idea non è stata quella di dire vi spieghiamo cosa è buono secondo noi. Noi abbiamo voluto fare un po' la cronaca di quello che si trova in giro, scrivendo quali sono per esempio le razze, il taglio, la frullatura e la cottura dei vari ristoranti, in modo che ognuno possa farsi la sua propria idea del tipo, dello stile di bistecca che vuole mangiare. Comunque, scusate, tornando a quello che dicevi prima, sicuramente prenderemo posizione, siamo Confesercenti, colleghi del mercato, al che venga innanzitutto costituita una commissione a 360 gradi che rappresenti tutta la filiera, giustamente anche giornalisti enogastronomici, ognuno deve dire la sua, non che venga fuori un qualcosa, e soprattutto che vengano tutelati siano i commercianti che i ristoratori, perché anche gli utenti, perché alla fine no, è una battaglia si fa anche per chi domanda, io credo sia importante dire la verità. E la verità è quella che ho detto prima, da quando siamo partiti, che cos'è bistecca. Bistecca è sia nella costata che nel filetto. Quindi poi dopo siamo passati a bistecca alla fiorentina, perché la chiamano quelli che vengono da fuori, certo, non quelli che sono a Firenze. E poi fiorentina. Perché identificare una cosa precisa in un qualcosa che già esisteva e che già è sempre esistito in un certo modo? Poi la commissione parlerà e è giusto che si arrivi a trovare un qualcosa che vada bene a tutti e che non danneggi nessuno. Aldo, al volo, sono 40 se non sbaglio i ristoranti trovati. Sì, allora, circa. Sì, allora diciamo, è stato più difficile arrivare a 40 perché ha dovuto farne 40 o è stato più difficile perché ha dovuto lasciare fuori? Cioè, sono troppo pochi o troppi? Forse sono pochi, perché da quando siamo usciti con il libro riceviamo... C'è qualcuno da minacciare. No, riceviamo però tante segnalazioni di posti
che potrebbero essere altrettanto interessanti, e non escludiamo, in caso di una ristampa, visto che il libro sta andando molto bene, di fare qualche aggiunta. Esatto, allora in attesa della ristampa di questo libro, La Fiorentina di Aldo Fiordelli, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana sempre qui su Teleide. Grazie ad Aldo Fiordelli e a Massimo Manetti. Ciao.